Buonasera a tutti, a Toco Pace. Oggi giovedì, studiamo giapponese insieme, quindi continuiamo usando questo libro qua, come ho trovato da Assimile, quindi conversazione di dialoghi. Siamo andati a stata la prossima lezione e appunto continuiamo con lo studio giapponese. Oggi facciamo la seconda parte di quella volta, di quella che abbiamo fatto 3 settimane fa, 4 settimane fa, di Hachiko, la storia di Hachiko. Ho detto che era divisa in 2 parti. Dopo abbiamo fatto quella lezione sull'agenzia immobiliare e poi quella lì, l'ultima l'abbiamo fatta la volta scorsa sui cognomi. Quindi 2 o 3 settimane fa abbiamo fatto appunto la prima parte, questa è la seconda parte che dice la fine, come finita la storia di Hachiko. Quindi appunto, sapete, no, se avete seguito la lezione poi in generale sapete la storia di Hachiko, da questo cane, che appunto è fedele al suo padrone e è famoso appunto per la statua che c'è a Shibuya. Davanti alla stazione della metropolitana, davanti alla stazione di Shibuya, a Tokyo, c'è questa strada famosa appunto di Hachiko. E appunto questo cane fedele che seguiva, da sempre accompagnare suo padrone, che era un professore universitario, e andava ad accompagnare la stazione, poi la sera la andava a prendere sempre la stazione. Questa è la storia. Adesso vediamo come finisce la storia, quindi per chi non la sapesse, leggiamo come finisce la storia. Allora, intanto vediamo se funziona. Certo dove funziona, quindi ho fatto la prova all'inizio perché certo, non capisco perché. Adesso non vedete, ma quando parte sembra quasi come sia partito, ma invece provo, invece parte. Poi faccio queste prove prima quando ancora sono in anteprima, ho fatto la prova che funzionava. Adesso ci provo un'altra volta. E dove funziona? Vediamo un po'. Ti provo, ok, funziona, sì. Ok, funziona. In questo appunto sono i vari comandi, quindi donna, ebook, social e i 3 libri appunto che usavamo, però sono sempre vari. Usiamo prima, ma anche adesso sempre vari, per studiare giapponese, quindi la grammatica giapponese da guardare dove, cioè libro studio giapponese 1, se vedete, mettete 1 e viene fuori il link per acquistarlo su Amazon. Poi il secondo è dizionario italiano-giapponese della Zanichelli e il terzo è dizionario di Kanji della Valadetore. Quindi sono i 3 libri che usavamo prima, ma sono quasi sempre vari. Come ho detto l'ultima volta, adesso da queste, ma siamo arrivati alla 18ª, facciamo conversazione di dialoghi, usiamo un altro libro che è Il Giappone senza sforzo della Simile, il classe editrice francese, pubblicato anche in edizione italiana, e appunto l'edizione questa vecchia è negli anni 90, quindi non si trova più bene, forse non ci ho messo il link perché non si trova più, cioè adesso c'è una nuova versione diversa e quindi non ci ho messo perché io non ce l'ho quella, dopo non corrisponde, credo, perché i testi sono diversi, non so perché non ce l'ho quella nuova. Comunque usiamo questa qui che si dovrebbe trovare usata, quindi se la cercate usata forse su eBay o se si trova, se volete acquistare. Comunque, non vi ho messo il link perché appunto non c'è, non si trova su Amazon, non su altri posti. E quindi allora, adesso iniziamo. Quindi prima iniziamo, se volete sostenere il mio canale appunto potete fare una piccola donazione tramite o Streamlabs o Ko-fi.com, quindi sapete il canale come mi affiliate perché gli iscritti sono pochi, quindi facciamo crescere il canale, quindi diffondiamo, facciamo sapere che c'è questo canale. Toco Bike su Twitch, e quindi se volete potete farmi una piccola donazione oppure acquistare il mio libro che è un ebook e lo trovate sempre su Amazon a 5 euro. Quindi se volete appunto far contribuire anche a livello economico, far crescere il canale, quindi così potrò acquistare cose per rendere più tecnologicamente più avanzato il canale e quindi potete aiutarmi in questo modo. Senza spendere niente potete iscrivervi ai social qui su, oltre qui al canale Twitch, quindi iscrivetevi al canale Twitch, potete iscrivervi anche al canale YouTube, dove avete tutte le live, fate questa domanda del punto sul canale YouTube, e trovate insieme alle live precedenti che faccio sempre qui su Twitch, trovate il martedì quando parlo di manga e di letteratura giapponese, adesso martedì prossimo finiamo, dove ho parlato della rubrica di letteratura giapponese, per adesso, interrompiamo per adesso, vi farò vedere gli ultimi libri che ho trovato e acquistato su un gioco che ancora non ho letto. L'altra volta abbiamo visto che già ho letto. Adesso vi farò vedere un elenco di libri che ho già. Molti sono ebook, quindi ho speso quasi niente per prendere. E alcuni sono cartacei. E che sono libri appunto che vorrei leggere, che ancora insomma, l'ho preso, insomma, appena ho tempo di leggerlo. Sempre in tema Giappone. E poi la rubrica sul Giappone, sulla letteratura Giappone si fermerà. Come detto, riprenderà magari a random quando ci sarà qualche uscita nuova di autori appunto che pubblicano attualmente, tipo Murakami, tipo Wanae Yoshimoto o altri autori che pubblicano, che intanto pubblicano un libro, vi farò magari un
Dico, riassunto, insomma, di nuove uscite. Più là, voglio capire più là. Quindi la prossima volta continueremo a parlare di manga, poi martedì prossimo, poi più là, martedì iniziamo la rubrica sul cinema. Adesso sto preparando, se riesco a trovare abbastanza cose, materiali, quindi parleremo di cinema giapponese. E poi giovedì continuiamo con le lezioni giapponese e al sabato facciamo sempre questa live leggera, quindi prima giochiamo un po', e sono cominciato a giocare con i giochi della Nintendo, quindi non più si chiama Master System, Nintendo 64, quindi sempre con l'emulatore. E poi vediamo qualche video sempre sui giapponesi. Quindi questi video li trovate tutti sul canale YouTube. Insieme ai video che ho fatto quando ero in bicicletta, mi tocco bike perché appassionato in bici, quindi li trovate sul video che ho fatto appunto quando ero in bici, e i itinerari cicloturistici da provincia ancora, quindi andate a vedere queste cose. Qualche spunto interessante anche per venire a vedere i posti, perché se non siete della zona che non conoscete, anche se siete della zona, magari in qualche posto non avete mai ancora visto, comunque andate a vedere se vi può interessare. E qui c'è il canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook, dove metto sempre gli annunci, anche stamattina ho messo l'annuncio che avevo fatto la live, quindi iscrivetevi, sarete sempre aggiornati se faccio la live pure, no? Se magari cambio orario, insomma, iscrivetevi alla pagina Facebook. E poi c'è il gruppo Facebook. Io vi invito al gruppo. Voi iscrivete alla pagina Facebook e io vi invito al gruppo Facebook. Poi c'è la pagina Instagram dove metto foto, disegni e cose varie. E la pagina TikTok, che adesso, se i giorni ancora non ho fatto niente, poi metto di fare altri video. Ho fatto un paio di video in 1 mese. Potete andare a vedere. E poi c'è la mail, TalkBacker, che ho sempre voluto. Se volete contattarmi, vado dietro, potete usare anche la mail. Allora, a questo punto sì, iniziamo. Come al solito, sapete che c'ho il computer quando faccio il giovedì, quando faccio la live, il computer che controlla la live c'è un po' spostato, quindi magari se voi mettete un commento o qualcosa non lo vedo subito, magari butto l'occhio, ogni tanto ci butto l'occhio mentre scrivo, quindi non ce l'ho sotto proprio davanti al viso. Comunque ce l'ho qui di fianco, quindi magari vedo. Se mi scrivete adesso, non so se funziona più, questo è il problema che il chatbot non segnala più le iscrizioni, non si capisce perché sulla chat. Su questo computer funziona, su questo no, non so perché. Provate, magari provate a fare l'iscrizione, magari risulta venire fuori la scritta, benvenuto nel gruppo, grazie di esserti iscritto, insomma dovrebbe comparire l'iscrizione, vediamo se funziona. Comunque ho attivato anche Twitch, adesso finché dura, diventa bianco, quindi dovrebbe funzionare. Quindi a schermo, quindi dovrebbe venire fuori a schermo l'iscrizione eventuale. E niente, ora iniziamo. Un attimo, chiudo cose che non servono. Questo via. Poi questo via. Ah, dove è scritto? Qua, scritto qua. Cosa ha preso? Ok, io vedo, ha preso. Ha preso? Sì, ok, ha preso. Allora, Hachiko Suzuki, quindi seguito. Ovviamente l'altra volta c'è scritto Suzuku, cioè seguito, cioè continuerà. Insomma, Suzuki, seguito. Quindi la seconda parte. E la storia di Hachiko. Ah, come al solito prima la leggo tutta e poi man mano facciamo, scriviamo le varie frasi e le traduciamo. Allora, intanto la diciamo. Altro che basso un po', ritorno in cuffia che mi dà un po' fastidio. Allora, basso un po', ecco, metto proprio sottofondo, giusto per sentire se continua a funzionare l'audio, quindi non si sa mai, cliccare la linea o qualcosa. Allora, diciamo. Hachiko wa Akita Kenne desu kara. Kairushini Yoku Tsukaimasu. Demo sono Ushini Ueno-san wa Nakunaimashita. Sono Demo Hachiko wa Mainichi Ueno-san wo Mukae ni Ikimashita. Mainichi nan jikan mo Machimashita yoga Ueno-san Ueno-san wa Kaete Kimasen deshita. 何年間も、のないの間、ハチコは毎日上野さんを迎えに行きました。ある日、ハチコも知りました。渋谷の人々はハチコに感心したので、駅の前にハチコの銅像を建てることにしました。今ではハチコの銅像は有名です。日本中の人がみんなその話を知っています。渋谷駅の前で人と会う約束を
su Toki. Itomitoma kanarazu. Achiko no toso no maide aimashu. To imasu. Konban Shibuya wa. Shibuya no atari de. Ippai igaka desu ka? Già, Achiko no maide aimashu. Infatti, magari ecco un po' un po' stolzi perché ho detto, le parole sono fatte, sono messe un po' a sillabe, quindi sono divise, devo ricomporre le parole perché ho fatto così sto libro per imparare le sillabe, quindi come si sillaba proprio ogni parola, quindi non sono attaccate le parole. Quindi, come sempre a cico ho messo a cico, quindi devo mettere insieme a legge, insomma, ci vuole un po' di concentrazione. E qualche volta magari mi butto un po' perché ricostruire la parola è un po' difficile. Non è invecchiato, insomma. Ha fatto così il suo libro appunto per farti capire meglio le sillabe di ogni singola parola giapponese. Allora, intanto scriviamo. Scusate un attimo, una botta di microfono. Allora, scriviamo come al solito la prima frase. Prima in giapponese, poi la Roma 5, la trascrizione italiana, la trascrizione in caratteri latini della lingua giapponese, e poi la traduzione italiana. Allora, qui anche che sia tutto, vediamo, è tutto raccolto. Quindi quasi tutto A che parla, quindi diciamo A e B, mettiamo sempre su cosa A e B, quindi A che parla, primo che parla e poi il secondo che risponde. E il dialogo, no? Quindi quasi tutto A che racconta, poi alla fine ci sarà la domanda e poi via. Allora, quindi prima frase. Achiko wa, Akita kene desu kara, kai no shigi yoku tsukaimasu. Mi sarebbe. Achiko era un cane di razza Akita, e perciò era molto fedele al suo padrone. Ma qua c'è la nota, ripeto, la nota. Akita kene, la razza di cani giapponesi simili ai cani da traino a pelo corto. Forse avete visto il film, no? Achiko kene, c'era il film che stava fatto, c'era il film originale giapponese, poi c'è stato fatto anche il film pochi anni fa da versione americana con Richard Gere, l'attore. Quindi stavo trasposta la storia in America, che lui è un professore a Boston, quindi hanno fatto la storia in America. Questa, e quindi si vede che razza è, no? Il cane Akita. Poi ultimamente, a seguito di quel film lì, è diventato anche famoso anche il cane, quindi c'è stato anche un revival di questa razza, quindi anche qui da noi c'è stata gente che ha comprato questa razza di cane. Un po' come i tempi quando c'è stata la carica 101 che andava di moda a comprare i dalmata, no? E qui c'è stato, si vede in giro qualche Akita, anche qui dove abito io, pare che c'è questa città, insomma, ho visto qualcuno che c'ha una Akita. Ma questa razza che è stata sul punto di scomparire è in gran voga, infatti qui c'è attualmente in Giappone e negli Stati Uniti. Adesso ovviamente questo stato, come detto, stato scritto negli anni 90, attualmente questo film è anche qui in Occidente, in Europa, in Italia. La provincia di origine è quella di Akita, che si trova all'ovest, dal punto settentrionale dell'isola di Honshu, la più grande dell'arcipelago. Ma proprio la seconda nota è Kainushi, Kainushi vuol dire padrone, ma solo nel senso di padrone di un animale. Quindi Kainushi, nel senso di padrone di animale, o padrone di. In altre accezioni della parola padrone. Si usa solo quando uno è padrone dell'animale si dice Kanushi. Allora, intanto scriviamo Achiko. 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 Achiko qua. Akita Ken, cioè razza di cane. Cioè cane Akita. Akita Ken. Vediamo se lo dà. No, infatti qua mi dà Akita, guardate, Akita Ken, questa è la prefettura di Akita, perché questo, vedete questo terzo kanji qua, questo è il kanji Ken per la prefettura, e appunto come è diviso il Giappone, cioè poi è diviso in prefettura, ma Ken, dov'è che sta? Non lo dà, non lo dà, no, non lo capisce se allora. Aspetta, allora. Proviamo quasi. Ah, tanto questa è Akita. Perché non lo dà? Non lo dà, invece non lo dà. Aspetta, proviamo. Akita. Ken. Oh, non me lo dà, mi dà solo prefettura. Mi dovrebbe dare i kanji del cane. In questo caso. Sarebbe Inu, però con lettura ONU, luce cinese, diventa Ken. Allora, vediamo. Intanto scriviamo Akita, e poi scriviamo Inu, cioè cani. Inu, adesso fuori il computer. Inu, ecco qua. E questa è Akita che è, ecco. Il computer me lo dà. Quindi ho dovuto fare una composizione diversa.
Kita Ken. Quindi Gasol e Inu, cioè cani. Quindi lettura Kuna, tu dici giapponese. Quando invece si unisce il kanji insieme alla regione, Akita diventa Kene, pronuncia Kene, la pronuncia On, quindi dice cinese. Allora, andiamo di fare Kene, Tescara, Tescara, Kainushi, Kainushi, padrone, Kainushi, Ni, Kainushi, Yoku, Ok, Massi. Tsukai Masu. Tsukai Masu. Sbagliato perché posso confidare oggi. Aspetta, rischia. Ora passo lì vicino a altro calcio. Vediamo un po' se c'è qualche altro. No, non c'è. Allora, facciamo qua. Ah, perché fa così? Serve, ne avete. Servire, quindi direttamente bene, servire, serve il suo padrone, serve fedele il suo padrone. Quindi vediamo un po' se si Zucca. Zucca. Sul libro c'è un kanji e qua c'è un altro. Allora, dovrebbe essere. Qui c'è Tsukai Masu e Tsukai Eru. Ah, eccolo qua, eccolo il calcio giusto, questo qua è il calcio. Zucca e Maso, ecco questo qua è il calcio. Punto. Questo è il calcio, questo qua. Andiamo da ora, perché il computer non lo riconosceva. Certe volte già, il problema è il suo computer. Ok, quindi, rischiamo di andare qua. Hachiko. Hachiko, allora con la allungata, sempre che dicevamo. Inseriamo l'allungata, adesso si faccio copia e incolla così una volta che c'è l'allungata la troviamo. Aspetta. Oh, oggi proprio qua. Ok. Niente, ma oggi va più. Da qua tempo, ma. Oh, ecco, abbiamo fatto. Allora, 5 qua. Già vedete. Akita Ken. Akita Ken. Deskara. Kainushi. Kainushi. Di. Yoku. Tsukai Masu. Abbiamo detto, Hachiko è un cane di razza Akita e perciò era molto fedele al suo padrone. Dice perciò perché appunto i cani Akita sono dei cani molto fedeli. Quindi, Hachiko. È un cane di razza Akita. Perciò perciò è molto fedele al suo padrone, molto fedele al suo padrone. Ci scrivo qua. Ah, aspetta, qua non ho messo. Ah, che parla, ecco qua che parla. Quindi sempre. Sempre a che parla, continua a dire frase. Allora dice, Demo sono Ushidi, Ueno San,
Wanakura, Wanakuri Mashita. Wanaku, Wana, scusa, Tangwa. Nakunai Mashita. Dice là, e c'è qua, ma è attaccato qua. Nakunai Mashita. Ma poco dopo, il signor Ueno morì. Signor Ueno morì. Ok, sì. Quindi il signor Ueno muore a un certo punto. E dice, temo, temo, sono Uchi. Uchi di Ueno San, Nakunai Mashita. Questo. Dove è la Mashita? Ok, qui, io Mashita. Devo. Sono Uchi. Uchi. Ueno San. Nakunai Mashita. Quindi, ma poco dopo, il signor Ueno morì. Poco dopo, signor Ueno morì. Ok, allora vediamoci un po'. Adesso proprio schiamato frase, poi mettiamo un po' su delle varie frasi. Allora, sempre a che parla. Allora, altra frase dice, allora. Ah, soi demo a Chikuwa, Mainichi, Ueno Sanwo, Bukai di Ikimashita. Eppure a Chiko tutti i giorni gli andava incontro. Quindi continuava anche sulla moto, continuava ad andare incontro. E il cane, insomma, il cane, diciamo, non diciamo che si insomma. I cani sono fedeli, appunto, come fedeli, quindi aspettava sempre il padrone che tornasse. Lui pensava di tornare, poi un po' ritornerà. Allora, anche perché i cani non hanno tanto un coso del tempo, quindi non riesco a percepire proprio il tempo, quindi però un giorno o un mese uguale, non si accorgono il tempo che passa. Infatti per quello non si deve lasciare mai i cani soli, perché magari tu li lasci solo per un'ora, però insomma, è tantissimo tempo, forse si lamenta o piange per quello, perché penso che tu l'hai lasciato, quindi a 5, il cane soffre, a 5 qua. Perché non si rende conto di quello che si è laureato da poco tempo. Manici. Manici, cioè tutti i giorni. Manici. C'è anche il giornale, Manici, cioè il quotidiano, tutti i giorni. Ueno, Ueno. San. Non Oh. Ukai di Ikimashita. Ukai di. Giusto, cacci su qua di Ikimashita. Ok, quindi soi demo, Hachiko, Mainichi, Mai. Ueno San, Sanwo, Ukai di Ikimashita, Ukai di Ikimashita, eppure a Chico tutti i giorni gli andava incontro, pure a Chico. Tutti i giorni gli andava incontro. Andava incontro. Facciamo questa, poi mettiamo a posto le frasi. Andava incontro.
Ma in Cinan ci chiamo Machima Shitaga, Ueno Sangwa, Kaete e Kimasente Shita. Ci sono aspettava per ore, ma il signor Ueno non tornava, e certo, il signor Ueno era morto, quindi il cane non lo sapeva. Lui aspettava il cane, ma il padrone non tornava. Allora, adesso stiamo questa, poi mettiamo a posto. Manici. Manici. Lana, cicane, mo. Cicane. Cicane. Mo. Macima Shita. Giù, sì, questo qua. Kaete. Kimasen deshita. Deshita. Qui lascia il kanji, il yagana. Lasciamo il yagana. C'è anche il kanji, però qui il libro lascia il yagana. Allora. Mai, ichi. Nan. Ichikanbo. Bo. Machima Shita ga. Machima Shita ga. Ueno san. Ueno wa. Kaete. Kaete. Kimasen deshita. Deshita. Quindi, finalmente la tutti i giorni aspettava per ore, ma il signor Ueno non tornava. I giorni aspettava per ore, ma il signor Ueno non tornava. Signor Ueno non tornava. Ah, mettiamo a posto le frasi che prima andiamo avanti. Intanto gli diciamo. Allora. Achiko wa Akita Ken desu kara. Kainushi. Kainushi ni. Ni wa. Yoku tsukaimasu. Achiko è un cane di razza Akita, perciò era molto fedele al suo padrone. Abbiamo detto perché di razza Akita è molto fedele. Ok, molto fedele. Demo, sono uchi ni Ueno-san wa. Nakunai Mashita, ma poco dopo il signor Ueno morì. Soidemo, Achiko wa Mainichi Ueno-san wo Mukai ni Ikimashita, eppure Achiko tutti i giorni gli andava incontro. Non mi serve niente. Andava incontro. Anichinan e Chikanbo Machima Shita ga Ueno Sangwa Kaete Kimasen Deshita. Il giorno aspettava per ore, ma il signor Ueno non tornava. Certo, era morto. Poi il cane non lo sapeva. Aspetta, prima facciamo così. Ah, diciamo pagina. Allora, dice, è sempre a che parla. Nan Nenkan Mono Aida, Achiko wa Mainichi Ueno San wo Kumai Mukai ni Ikimashita. Per anni Achiko andò tutti i giorni incontro al signor Ueno. Lo continuava ad andare, andava, 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 questo, non vediamo mai, lo continuava ad andare.
la speranza che ritornasse. Allora, Nan Nen, cioè Nan Nen Khan, non si sa quanti anni, se proprio l'espressione, non si sa quanti anni. Nan Nen Khan, Nan Nen Khan Mo, no, Aida, ti dicevo. Aida è trovando il tempo, si vede. Quindi, Nan Nen Khan Mo, no, Aida, quindi non si sa per quanti anni. Dice per vari anni, dice solo per anni, se assume che non si sa per quanti anni. Come tu, altra volta questa traduzione, sto libro fa una traduzione, non proprio letteralissima, proprio. Nan, gli si prende delle licenze. Nan, Nan, Khan. Ecco qua, vai, Nan, Khan, Mo, no, Aida, Aida. Vedi che il cancro è lo stesso. Infatti. Questo qua cane, che questo qua Aida, è lo stesso, forse pronunciamo diverso. Uno si pronuncia cane e uno si pronuncia Aida. Acico. Acico. Acico qua, sì. Magnici. Magnici, bueno, bueno, sana. Bueno, sana. O Mukai ni ikimashita. Mukai ni ikimashita. Suggerisce computer. Mukai ni ikimashita. Qui. Non ho detto. Nana. Nene. Kanna. Kanna. Mo. No. Aida. Hachiko, wa, mainichi, ueno, ueno, san, wo, mukai, ni, ikimashita. Sto guardando una cosa, ikimashita. Abbiamo detto 3 anni, 3 anni, Hachiko andò tutti i giorni incontro al signor Ueno. Hachiko andò tutti i giorni incontro al signore Ueno. Sì, Ueno. Allora, vediamo, ci so, si vale, ok. Poi sempre anche parla, quindi è tutto lui che racconta la storia. Aruni, Hachiko Mo e Shimashita. Un giorno anche Hachiko morì. Era vecchio, ma anche il cane è morto. Un giorno anche Hachiko morì. Chi un giorno che non si va d'acqua. Chi, ecco qua, un giorno. Hachiko Mo e Shimashita, anche Hachiko Mo. Hachiko. Mashita. Ma anzi, Shigi Mashita. Shigi Mashita. Shigi Mashita. Shigi Mashita. Shigi Mashita. Simbolo della morte. Quindi, Aru. Shigo. No, Shinimashita. Shinimashita. Un giorno anche a Chico Mori. Giorno anche
Acico. Poi. Ok, allora Shibuya no, Vito Vito va, Hachiko ni, Kanshin Shita no de, Eki no mai ni, Hachiko no dozo wo, Tateru koto ni Shimashita. Poiché l'agente di Shibuya era in ammirazione davanti alla Hachiko, decisero di erigergli una statua davanti alla stazione. Ma qua c'è una nota, Vito Vito. Itobito, insomma, lo scrivo, l'ho detto anche l'altra volta, Itobito. Hito, più ancora una volta Hito, ma la H iniziale del secondo termine diventa B, di qui Itobito. Questo raddoppiamento è una semplice maniera di esprimere un plurale. Non esiste che per alcune parole, è in numero molto limitato. Cioè, questo raddoppio, Itobito. Tokidoki si dice anche Tokidoki qualche volta, quindi. E quindi c'è queste parole che si ripetono e c'è quel simboletto che adesso vediamo che si usa appunto per non ripetere il kanji, per non scrivere dove stesso kanji. Allora, vediamo un attimo qua. Ok, Shibuya, no? Shibuya. Shibuya, no? Hitobito. Hito. Qua, ecco qua quel simboletto che abbiamo visto altre volte, appunto, che serve per non ripetere il kanji. Adesso qua il kanji era semplice, quindi si potrebbe fare direttamente, però salvo tra i due kanji uguali vicini, allora si usa questo simboletto qua per non ripetere, per non scrivere due volte lo stesso kanji. Subito qua, qua, Hachiko di Kanshin, Hachiko Kan. Ok, questo qua sì, Shitanode, Eki no mai ni, cioè davanti alla stazione, Eki no mai, no, si vede, ecco, Eki no mai ni, davanti alla stazione, Hachiko no dozo, cioè la stata di Hachiko. Dico no, do, stato di bronzo, vuol dire toso, uo, Tateru Koto di Shimashita, cioè hanno fatto costruire Tateru. Tateru Koto. Sì, prima uscita. Allora, eccoci. Shibuya. No, Hitobito. Hitobito. Qua. Hachiko. Hitobito. Kanshinshi. Kanshin Shika no de Kan Shika no de tutto sarebbe Kanshin no. Ammirazione, quindi avrei fatto ammirazione Kanshin Shika, quindi avrei fatto ammirazione no de, poiché ho fatto ammirazione, poiché ammiravano Hachiko. Gli abitanti di Shibuya, poiché abbiamo la Cigola, hanno voluto che si costruisse la strada davanti alla stazione. Quindi, Eki no mai di Hachiko. Tateo Koto di Hachiko. Quindi andiamo a capo. Allora, quindi si chiama la traduzione, poi mettiamo a posto le frasi. Allora. Poiché la gente di Shibuya era in ammirazione davanti a Hachiko, poiché
gente di Shibuya. Shibuya. Era in ambientazione. Dove? Davanti. Sono davanti a Cico e traduto un po' proprio così sempre. Cioè la miravano, cioè ha fatto questa traduzione un po', in questo caso l'aveva fatta proprio letterario, in questo caso. Cioè perché le persone, la gente di Shibuya ammirava, sempre, faceva prima, ammirava Cico, diceva che era in ammirazione davanti a Cico, ha scritto così. Cico. A Cico. Oh, perché ora? Oh, ecco. Dico. Deciso di erigergli una statua davanti alla stazione. Una statua davanti alla stazione. Stazione. Ok, andiamo a posto, penso che abbiamo. Siamo andati a capo. Allora, rilasciamo qua. Nanden Kan Monoide, Chikowa Mainichi Ueno-san, Ukaini Kimashita. Per anni a Chico andò tutti i giorni contro al signor Ueno. Al signor Ueno. Haruhi, Hachikomo e Shinimashita. Un giorno anche a Chico morì. Shibuya no Hitohito wa, dal capo, aspetta, facciamo così. Non si fa. Allora. Shibuya no Hitohito wa Hachiko ni Kanshin Shitano de Eki no Mai ni Hachiko no Dozo wo Tateru Koto ni Enaimashita. Quindi, poiché la gente di Shibuya era in là, si è spostato. Poiché già ti Shibuya in ammirazione davanti al Chico, deciso di erigergli una statua davanti alla stazione. Attacchiamo e cerchi. Ho scritto bene, sì. Allora, sempre a che parla. Continua a raccontare la storia e dice: Ima de wa Hachiko no Dozo wa Yumei desu. Nihonju no Hito ga Miga sono Hanashi o shite imasu. Mi sembra. Ecco, ora la statua di Hachiko è famosa. In tutto il Giappone tutti conoscono questa storia. E forse è famosa, tutti sanno questa storia. Siamo questo. Allora, Ima de wa Hachiko no Dozo wa Ima. Ecco qua, Ima de wa Hachiko no Dozo. La statua di Cico. La statua qua. Yume desu. Yume cioè sarebbe famosa. Yume. Vediamo se lo dà. Yume. Yume desu. Punto. Yume desu. Nihonju no Hito. Nihonju cioè tutto Giappone. Sì. Non si può dare qua, andiamo giù, andiamo giù, no, Ito, per persone di Giappone, Ito, qua tradotto come, in tutto il Giappone, tutti, tutto il Giappone, e andiamo giù, cioè in tutto il Giappone, da, Minna sono Hanashi, Minna cioè tutti. Minna. Minna.
rotto quel cancello. Questo qua. Villa, ecco qua. Villa. Sono. Anashi, c'è questa storia. Anashi. Anashi. Oh. La Shitimasu. Cioè, conoscono. Shite. Imasu. Cioè, tutti conoscono questa storia. Shitimasu. Quindi, allora, chiamiamoci. Ima. De. Ora. Aciko. Aciko. No. Do. Qua. Quasi. Yume. Ah, qui c'è la U allungata, se devo trovare la U allungata. Yume. Yume. Death. Spunto. Nihonju. Giù, anche qua c'è la U allungata. Non giù. No, Hito. Hito ga. Minna. Sono. Hanashi. Hanashi, c'è questa storia. O. Shitte. Rimasi, ti conoscono. Ma ti conoscono. Abbiamo detto, allora, traduciamo. Ora la statua del ciclo è famosa. Ora. La. Statua di. A ciclo. È famosa. In tutto il Giappone tutti conoscono questa storia. Il Giappone tutti conoscono questa storia. Questa storia. Ok. Poi l'ultima frase abbiamo finito. Ah, sempre a che parla. Shibuya eki no mai ni, nai mai de. Ito to au yakusoku wo su toki. Hitobito wa kanarazu. Ashiko no dozo no mai de aimashou to iimasu. La gente, quando si dà un appuntamento davanti alla stazione di Shibuya, dice immancabilmente, incontriamoci davanti alla statua di Aciko, proprio un luogo simbolo per darsi appuntamento. Contiamoci davanti alla statua di Aciko. Allora, Shibuya, perfetto, non ha messo un giapponese. Ok. Shibuya. Shibuya, Eki, la stazione. Eki. No, mai. Mai. Anzi, mai. Mai. De. Hito. Hito. To. Au. Incontro Yakusoku. Yakusoku sarebbe promessa, no? Quindi incontro è appuntamento, promessa vuol dire anche appuntamento, quindi si incontra. Yakusoku. Yakusoku. Toki. Toki. Toki.
Vieni qua. Hitopito, Hito, Hito. Qua. Canarazzo. Ah, poi dico aperto virgolette il discorso diretto adesso. Guarda, non mi ricordo più che c'era. La tastiera qua è un po' diversa, eccolo qua, eccolo qua. Questa apertura, la chiusura era. Eccolo qua. No, ecco, questo qua, ecco, questa è la chiusura. In mezzo scriviamo. Quando si vuole fare. E virgolette nostre, no? Per fare una frase proprio di discorso diretto, no? Si mette le virgolette, no? Queste sono le virgolette in giapponese. Acico. Acico. No. Doso. Acico doso. No. Mare. De. Ichimashou, cioè incontriamoci durante la salsa da Shiko. Maide, Aimashou, incontriamoci. Dato che il computer sta salvando. Aimashou, Aimashou. To imasu, imasu, to imasu. Punto. La cucina, no, tagliamo un po' che la faccio. Allora, con il verbo io, dire, ciò che precede, to riproduce le parole stesse. Riproduce le parole stesse. Ciò che ho detto male. Con il verbo io, dire, ciò che precede to riproduce le parole stesse. Infatti qua c'è la to. Io to. To you. To imasu. Guarda, io sarebbe imasu. Le parole stesse. Quindi si traduce appunto. Abbiamo detto. Allora, intanto scriviamoci. Scriviamoci. Ah, Shibuya. Shibuya. Ya. No. Mai. E ito to au no, yakusoku yakusoku o sudoki toki ego ito pito wa kanagatsu. Ah, qui mettiamo, qui mi metto, non c'è più niente, qui mettiamo dopo il testo, la traduzione di Yano. A, Cico, no, do, do, no, mai, de, aimashou. E ciò. To imasu. Imasu. Io ho detto traduzione italiana. La gente, quando si dà un appuntamento davanti alla stazione di Shibuya, gente, dico, quando si dà un appuntamento davanti alla stazione di Shibuya. 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 Ti dice immancabilmente. Dice immancabilmente. E qui mettiamo italiano, quindi due punti, virgolette, aperti virgolette.
Incontriamoci davanti alla stazione da Chico. Chico. Discorso dietro. Chico. Chico. Stato di Chico. Così rigolette. Discorso dietro in italiano. I due punti, aperti rigolette e chiusi rigolette. Ok, adesso c'è B che finalmente fa la domanda. Qualcuno interviene, dice. Comban si buiano a tali di pai i cagadesca. Che dieste di andare a dare a bere qualcosa questa sera dalle parti di Shibuya? Avrò scritto l'altro. Shibuya. No. Atari. 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 Ok, i pai Gaga adesso mi domanda se per il caso finale mi dà domanda e non c'è punto interrogativo panna di buia no atari di ancora i pai Desca. Faccio una nota di apposito. Dice hai. I pai. Questo termine si impiega quando si contano i bicchieri pieni. I pai è letteralmente un bicchiere. I pai, appunto. Abbiamo visto. La lezione precedente che ho fatto un tempo fa, ausiliari numerali, quindi serve appunto per contare qualcosa, e quindi i pai, quindi un bicchiere, vuol dire, per contare i bicchieri, i bicchieri pieni. Italiano, ovviamente. Che direste di andare a bere qualcosa questa sera dalle parti di Shibuya? Comban serve questa sera. Quanti comban qua vuol dire buonasera, comban qua. Ah, che dieste? Qualcosa. Questa sera. Questa sera. Dai parti ci vuole. Adesso facciamo l'ultima frase e poi mettiamo tutto a posto. Già, a Cico no, mai di prima show. Allora vediamoci davanti a Cico. Dovete vedere la frase tipica. Già, Pacifico. No, mai di. Mai di. Hai ma show. Hai ma. Hai ma. Show. Hai ma show.
Già, Eva. A 5. No, mai. De, hai macho. Hai macho. Quindi la funzione mi ha detto che... Allora, vediamoci davanti a 5. Allora, vediamoci davanti a 5. A 5. A 5. Ok, andiamo a posto, poi finito. Andiamo a fare un po' di disegno calcio. Allora, prima di qua a 5 no dosso qua, io mi desi. Nihon Juno Hito ga Mina sono Anashi o Shitemas. Ora, stato in 5 famosa, in tutto il Giappone tutti conoscono questa storia. Questa storia. Shibuya no mai de Hito Toharu Yakusoko su. Su Toki Itobito ga kanarazu hachiko no dozo no mai de haimashou to imasu. La gente quando si dà appuntamento davanti alla stazione di Hachiko davanti alla stazione di Shibuya dice immancabilmente incontriamoci davanti alla statua di Hachiko. Kanban Shibuya no atari de i pai i caga desca e di este di andare a bere qualcosa questa sera ai vati Shibuya. E lui risponde, perché non mi ha preso. Lui risponde, già a Shiko no mai de ai macho. Allora vediamoci davanti a Shiko. Davanti a Shiko. Ok, e questo finiamo, abbiamo finito la storia di Shiko. Questa è la seconda parte. L'altra volta abbiamo fatto la prima parte, questa è la seconda. E poi questa volta continuiamo con un altro dialogo. Sempre da questo libro qua. Assimile il Giappone senza sforzo. Allora adesso prendiamo i kanji. Iniziamo i kanji e disegniamo un po' i kanji. Ne so, 10 e 7, sono a mezz'oretta, disegniamo un po' i kanji. Fino a 10 e mezza. Allora, vediamo un po'. Intanto qua salviamo e chiudiamo. Allora, un attimo. Allora, qua funziona più. Allora, qui chiudiamo. Vediamo, ok. Andiamo a aprire il paint. Per disegnare. Un po' di kanji. Allora, vediamo se si vede. Io qua lo vedo. Vediamo se si vede. Vede? Sì, ok, qua lo vedo. Vediamo se si vede anche. Ma in diretta si vede, sì. C'è un po' di dato, si può vedere comunque. Ok, allora, vediamo qualche kanji da disegnare. Allora. Ah, vediamo questo. B. B, proprio. B-I. Cioè B. Lettura ONU, quindi scriviamo in katakana, come ho detto sempre. Se prendete il dizionario di kanji giapponesi, di fianco c'è la trascrizione hiragana in katakana. Quando è in hiragana è la pronuncia kun, quindi dice in giapponese. Quando è in katakana è la pronuncia ONU, dice in cinese. I kanji che hanno di solito più pronuncia. Allora, B vuol dire essere equipaggiato, essere fornito di. Infatti qui come esempio da Setsubi che vuol dire equipaggiamento, installazione. Quindi essere equipaggiato di qualcosa dice B. B-I, proprio scritto, con due sillabe, con due lettere B. E sono 12 tratti. 12 tratti, vediamo. Qua.
sguardo. Aspetta, quanto vale? Così. Aspetta, ho scritto vale. Dove giudici è avuto proprio male giudici, ecco qua dove ci tratti, ok deve essere un po' più aspetta, lo facciamo che è avuto male un po' più su un po' più alto, un po' più stretto così. Così un po' meglio. Ok, abbiamo detto B con lettura lettura ON, quindi è di origine cinese, quindi lo scriviamo in katakana e scriviamo B in katakana. Ok, e quindi abbiamo detto di essere equipaggiato con qualcosa. Poi lo richiamo. Ah, questo è bello. Gen, sempre lettura ON, di origine cinese. Devo dire mistero. E sono 5 tratti. Abbastanza facile da disegnare. Quindi così. Allora. Aspetta, non c'è mai. Dopo sul computer mi fa un tutto ondulato. No, 5 tratti, ok. Hanno detto gen, che vuol dire mistero. Gen, scritto GN, gen. Come trovo spesso, insomma, la G in giapponese è culturale, quindi si dice gen. Quando uno vuol dire G, si scrive con la J lunga, quindi gen. Gen sarebbe con la J lunga. Invece, se è scritto con la G, si dice gen. Quindi scriviamo in katakana gen. Infatti lo dico scritto così. C'è questo problema che viene ondulato, che su quattro computer non ci faceva. Veniva molto meglio, cioè, questo è molto ondulato, sembra che mi entra nelle mani, ma proprio quando disegno col dito va così. Non so perché. Comunque sto game è venuto proprio malissimo, lo rifaccio perché non mi piace. Aspetta, facciamo perché. Molto proprio brutto. Riesco a fare un po' meglio. Ecco, adesso è un po' più decente. Oh, no, molto meglio. Gen. Abbiamo detto che vuol dire mistero. Poi. Ah, questo qua. Hanada. Hanada vuol dire nudo. Hanada con pronuncia kun, quindi dice in giapponese, quindi lo scriviamo in hiragana. Scriviamo in hiragana e sono 13 tratti, vuol dire nudo, essere nudo, insomma, una cosa nuda, quindi Hanada, Hanada, una A aspirata, Hanada, e sono 13 tratti, diciamo così. Mi è ondulato, eccoci di qua. Riesco, ecco, mi è ondulato. Poi qua aspetta questo pezzo qua non devo fare poi
Sai che ci ho fatto male, se poi faccio perché dopo non me lo faccio. Allora, passo il codice di Samsung. Nel 2004 contava Max, nel S13 contava Max, aspetta, contava di ecco, questo è un pezzo solo, ecco, questo è un unico, qua è un pezzo unico, ecco, questo è unico, cosa nel 13. Aspetta, vi faccio tutto. Vi faccio tutto perché ho fatto male. Allora, abbiamo detto each di san yongo roku nara. Quindi qua così. Quasi ti aggiungo giudici e ci sa, questo sono tre citate, questo è un pezzo unico. Allora vedi tu Hanada, quindi in Hiragana perché pronuncia Kunda, lui ci ha preso, quindi scriviamo na. No, si viene, no, viene rotiso, ana, da, ana, da, anata, abbiamo detto vuol dire nudo. Ok, e questo abbiamo fatto. Allora, vediamo se altro c'è. Qualcosa. Ah, questo qua, Xi pronuncia onda, quindi dice cinese, e vuol dire documenti, quindi documenti Xi, e sono 14 tratti, anche abbastanza bello come canti, 14 tratti, adesso tengo aperto sto libro che come ho detto l'altra volta è tascabile, non sta aperto. Allora, avete 14 gradi. Vieni qua. Dice. Lì. Don. Don. Ok, 14. Hai detto sì, documenti, quindi lettura ONU, dice cinese, quindi si chiama il katakana. La trascrizione, quindi sì. Dopo mi è ondulato, quando faccio trasversale mi è sempre ondulato. Niente, non riesco a farlo, vedo. L'altro computer non ci faceva, non capisco perché. Oh. Ok. Poi, bene, bene che vuol dire lavorare. Però è lo stesso, è un kanji che si trova in studio, BenQ. Vuol dire sia studio che lavoro. Infatti, studiare, cioè, come se Nihon no BenQ su, cioè fare lo studio in Giappone. Nihongo, BenQ su, Nihongo è giapponese, cioè lingua giapponese. BenQ su è studiare. Fai lo studio, te la mette fai lo studio. Thank you, su.
Vedi bene. Vediamo bene. Le tue sempre on, le origini cinesi. Bene. Allora, sono 10 tratti. Allora, parte questo qua. Dov'è? Non trovo il cursore. Ice. Sì. Ecco qua. Benchio, anzi, Benchio è sembrato Kanji. Non devi lavorare, quindi bene. Lo scriviamo con il katakana. Lo scriviamo. Ben, no. Ben. Poi abbiamo un altro. Ah, questo verbo importante, famoso. Uno dei verbi principali. Yomu, che vuol dire leggere. In lettura kuna, quindi origine giapponese, perché di solito i verbi sono tutti, la maggior parte sicuramente la lettura d'origine giapponese. O magari hanno anche la lettura cinese, ma non sempre, per quella giapponese. Yomu. Io mu, mu tra parentesi perché è la parte che cade quando si coglie. Oh, è partito. Ecco, è partito. Ora sono 14 tratti. Io, stiamo qua. Io. Dice. Io. No, vedete che la radice qua è quella sopra. Dai, è partito. Qua è quella sopra. Infatti è molto simile. Aci. Giù. Aspetta, mi metto proprio schiacciato. Giù. Ma qua sotto invece cambia. Io fate, faccio vedere il prato, ecco, vedete, quasi quasi uguale, cambia solo la parte finale qua sotto, vedete, parte finale qua sotto cambia, e quell'altro l'ho detto che era documenti, sì, infatti documenti, invece questo qua è Yomu, leggere, infatti è la similarità, l'area semantica è quella, no? Che si assomigliano, sono kanji, si assomigliano, parti quasi uguali, poi dopo cambia una parte, quindi cambia tutto il significato. Quindi Yomu, scritto in hiragana, mi si chiama Yomu. Non trovo più cursore. Ecco qua. È piccolo più consiglio. E tra parentesi, la parte che cade, chiamo Mu. Che è molto difficile da disegnare. Yomu, vuol dire leggere. Yomu, dove sono? Facciamo un altro qua. Poi c'è chi, che vuol dire storia, narrazione, ricordi. Sempre con vedere che c'è la parte iniziale sempre simile. E questa è lettura on, quindi luce cinese. Dopo scriviamo chi in katakana. E quindi allora scriviamo chi. Quindi a parte questa qua è sempre uguale, è sempre questa. Ho avuto kanji dello stesso gruppo di significati, no? Quindi leggere, quindi storia, narrare, quindi parlare. Ma tutti, infatti a naso c'è lo stesso questo pezzo qua, a naso, racconto, c'è questo pezzo qua. Vicini, San, Yon, Nara. Poi qua cambia. Aci.
giù, ecco qua, è questo qua, chi, quindi chi in katakana, chi in katakana, appunto, che vuol dire storia, narrazione dei ricordi, ma come se ci mettere chi in me, commemorazione, come esempio. Ah, vediamo un po'. Qualcosa interessante. Sto cercando un po' qualcosa interessante. Ah, questo qua, ne. Ne vuol dire prezzo, valore. E la pronuncia kun, quindi dice giapponese, la scriviamo hiragana. Facciamo questo qua, magari facciamo un altro qua e poi chiudiamo. Ne. Ma come esempio da ne anche vuol dire il prezzo. Ne. Quanto ha più costo? Ecco qua. Allora, rischiamo così. Dice. Ne. Qua su. E giù, questo qua insieme. E giù, questo qua. Questo è ne. Ne che vuol dire prezzo, valore. Quindi scriviamo in hiragana perché pronuncia di origine giapponese. Quindi hiragana, ne. Se riesco a disegnare bene. Ne, ecco qua, ne. Ok. Ah, visto che abbiamo finito adesso, cioè abbiamo finito il foglio, senza allungare, facciamo un altro. Allora, questo è facile fare. Allora, Ishi Seki. Allora, Ishi è la provincia di origine giapponese, quindi Kuga. Seki è la provincia di origine cinese. Devo dire pietra, sasso. Quindi, come sempre, da Sekiyu, che vuol dire petrolio. Quindi, sapete che petrolio deriva, è un fossile, quindi deriva dagli animali, come abbiamo considerato una pietra fossile, abbiamo considerato, anche se è liquido, però è considerato un minerale fossile, quindi c'entra con le pietre, quindi anche se è liquido, non è solido, però insomma c'entra. Infatti qui c'è secchio e petrolio, quindi Ishi Seki, pietra sasso, e sono 5 tratti, quindi è molto facile insegnare così. Ishi e poi qua. Aspetta, più vicino adesso. Qua, devi toccare qua. No. Boh. 5 tratti. Quindi Ishi, che è la lettura Kun, dice già questo, quindi scriviamo. Ah, è venuto un scivoltissimo. Poi faccio. Anche lì non è tanto bello, non so. Ishi. Mentre la lettura origine cinese è, abbiamo detto, Seki, io schiamo in katakana, quindi così. Abbiamo detto che vuol dire appunto pietra, sasso. Allora, ci fermiamo qua. Vediamo, qua sotto continuiamo. Allora, anche se metto a posto un po' di cose qua, sto pieno di cose qua sulla scheda, io non vedete qua, questo spazio poco, ma questo la posso usare, come al solito, lo salvare tutti. Allora, la chiudiamo. Allora, fine live, siamo arrivati alla fine, spero che sia stato interessante, sai, insomma, abbiamo finito di vedere la storia di Aciko. Adesso quindi il titolo non ce l'ho messo, semmai lo metto sul titolo della copertina di domani quando pubblico. Anche su quell'altro bisogna che recupero, metto a posto poi su canale YouTube, li trovate. Come la prima parte, quindi ci lo metto, e questa è la seconda.
si è trovata anche lei. E quindi aveva parlato appunto della storia del ciclo e abbiamo fatto poi i semi canci. Allora, sabato prossimo riprendiamo appunto a giocare con i giochi di Nintendo 64, continuiamo con i giochi delle Olimpiadi di Nagano. Facciamo, giriamo un po' con quei giochi delle Olimpiadi di Nagano del 98 e poi vediamo qualche video, ancora qualche video vediamo. E, ancora non ho scelto, insomma ci vado domani e scelgo che video guardare. E poi martedì prossimo invece parliamo di letteratura giapponese, cioè letteratura di libri sul Giappone, quindi ho detto finiamo questa cosa della letteratura giapponese, parliamo di libri che ancora devo leggere sul Giappone, un'altra ventina di libri. L'altra volta abbiamo parlato di libri che ho letto e stavolta parliamo di altri libri che ancora non ho letto, cioè ho sfogliato, guardato, ma ancora non ho letto completamente. E qui vediamo quelli. E poi chiudiamo appunto questa rubrica sulla letteratura giapponese. E fra 2 martedì iniziamo quelli della. Anzi, fra 3 martedì, perché fra 2 ci sarà, ritorniamo a parlare di manga. Poi fra 3 martedì parliamo, cominciamo a parlare di cinema giapponese. E poi giovedì prossimo riprendiamo appunto quelle lezioni cioè, di lingua giapponese, continuiamo ad andare avanti qui su, sempre questi dialoghi tratti dal libro, della simile, il giapponese senza sposo. E niente, quindi se volete sostenere il mio canale potete fare una piccola donazione. Su Stringup o su Coffee.com oppure acquistare il mio ebook che trovate su Amazon a 5 euro e poi naturalmente iscrivendovi ai canali social che non costa niente e diffondiamo, facciamo sapere appunto che c'è questi canali su appunto qui su Twitch, iscrivetevi al canale Twitch, quindi più siamo meglio è, creiamo questa comunità di appassionati di Giappone in generale, di letteratura, di manga insomma e Giappone in generale appassionata a chi ciclismo, insomma, adesso impariamo di ciclismo, io vorrei parlare, qualcosa vorrei fare una live parlare anche di ciclismo, e preoccupare che quindi oltre a mai giocare anche di ciclismo. Bisogna perché ho tempo di parlare anche poi di ciclismo. E quindi iscrivetevi al canale Twitch, poi iscrivetevi al canale YouTube dove trovate tutte le live precedenti che ho fatto, i vari video che faccio, li trovate tutti sui canali YouTube. Poi c'è la pagina Instagram dove metto sempre gli avvisi il mattinato che faccio appunto di giornata che faccio la live. Oltre ai post che metto quando pubblico dei video su YouTube o anche su TikTok, mi metto sempre i post, quindi il link sulla pagina Facebook. Poi c'è il gruppo Facebook. E poi c'è la pagina Instagram, dove metto varie foto, vari disegni, cose varie. E il canale, appunto la pagina, vedete come si dice canale, o pagina TikTok, io questo non ho capito ancora. È la pagina TikTok o il canale TikTok, io ho capito ancora. E vabbè, io ho messo pagina TikTok. E quindi pubblicherò vari video, insomma qualche video piccoletto, anche divertenti, insomma, se vediamo. Qualcuno ci ha messo. E poi c'è la meta, come anche io ce l'ho avuto io. E quindi niente, allora, ci vediamo sabato. E quindi un saluto a tutti da Tocco Bike, buonanotte e alla prossima.